Buongiorno e grazie al Foglio per aver anche quest'anno organizzato il suo festival, sia pure in questo spazio virtuale al quale cerchiamo tutti di abituarci. Voi penserete che io oggi voglia parlare di economia, di debito pubblico che necessariamente crescerà, di Europa che non sembra volerci aiutare neppure in queste drammatiche circostanze, anche se forse bisognerebbe ricordare che se noi non avessimo un po' avventatamente speso in debito molte risorse negli anni passati per quota 100 e per un reddito di cittadinanza non ben congegnato, forse l'Europa sarebbe più comprensiva, però questo sarebbe un po' meschino e quindi non lo voglio ricordare. E invece voglio concentrarmi, sia pure brevissimamente, su un binomio un tempo molto richiamato e oggi forse un po' dimenticato, che è il binomio scienza e coscienza. Comincio dalla seconda. Io non so voi, ma a me il virus fa paura. Fa paura non tanto in senso fisico. Anch'io mi adeguo ai suggerimenti, alle prescrizioni che ci sono stati dati, ma in senso psicologico, per quel carico di pesante incertezza che il virus si porta appresso. Incertezza sulle persone che ci porterà via, sul tempo nel quale dovremo conviverci, sulla sua capacità di trasformarsi prima che avremo trovato un antidoto efficace, sulle conseguenze psicologiche che la chiusura e il distanziamento già stanno provocando e anche sulle macerie economiche e sociali. Ebbene, di fronte alla paura io cerco sempre, ogni giorno, un motivo per alimentare un po' di fiducia o quell'ottimismo della ragione che oggi è quanto mai necessario. E senza retorica io trovo questa fiducia nella grande abnegazione di tutti coloro che si occupano di salvare vite umane, qualche volta senza i necessari dispositivi. E sono medici, infermieri, tutto il personale sanitario negli ospedali, negli ambulatori, la protezione civile, le forze dell'ordine che si preoccupano di vedere che noi osserviamo ciò che ci viene chiesto di osservare. Ma anche la grande generosità degli italiani che in questi giorni hanno donato per sostenere finanziariamente tutto questo sforzo. Ebbene, tutto questo non nasce solo dal senso del dovere, tutto questo nasce da qualcosa di più profondo, di più intimo, che possiamo chiamare coscienza. Chiamatela coscienza civica o coscienza religiosa, ma viene dalle convinzioni profonde di ciascuno di noi, dall'empatia che ciascuno prova nei confronti degli altri. Ebbene, questo noi abbiamo dimostrato di avere una grande dote di umanità e l'umanità discende dalla coscienza. E parlando invece di conoscenza, qui le note sono un po' meno positive. Senza conoscenza e senza scienza, il progresso non è possibile, ma forse noi in questi anni passati non ci siamo sufficientemente convinti del grande valore della conoscenza e della scienza e ci siamo un po' avvicinati a quella società di scienziati improvvisati, alimentata dagli slogan del tipo uno vale uno oppure questo lo dice lei. La conoscenza e la scienza conoscono il valore della prudenza nel prendere decisioni, conoscono la necessità della lungimiranza, conoscono la difficoltà di trovare soluzioni a problemi complessi e la necessità di perseverare, ma anche di avere risorse dedicate a questo scopo, di perseverare nella ricerca di risultati. L'ignoranza invece si nutre di facili illusioni, di bugie plateali, di ricerca di capri espiatori e di colpevoli per ogni problema e anche dell'idea che possa esserci una soluzione perfetta per ogni problema complesso.
Ebbene, tutto questo ha fatto molto male e rischia di farne ancora. Valorizzare la conoscenza, la scienza, l'innovazione è, se non il primo, è il nostro secondo dovere oggi. Valorizzarla mostrando determinazione e predisponendo risorse per questo. A me ha fatto molto piacere sentire il ministro Gualtieri dire che nessuno sarà lasciato solo nella circostanza di perdita di lavoro. Ebbene, io avrei voluto sentire la stessa determinazione nel dire che nessuno scolaro, a cominciare dalla scuola dell'infanzia, sarà lasciato solo in questa circostanza rispetto a quello che è il dovere della continuità pedagogica, della continuità didattica che uno Stato ha. E allora non è possibile che a distanza di più di un mese dalla pandemia noi siamo ancora con 1,5 milioni di bambini che non sono stati raggiunti dall'insegnamento a distanza. E sappiamo tutti che questi bambini sono i bambini delle famiglie più disagiate, più emarginate, più povere. E sappiamo anche che l'origine della diseguaglianza comincia dai primi anni della vita. E non è possibile solo pensare a rimedi più tardi. Bisogna cercare il più possibile di realizzare il livellamento del terreno di gioco e questo avviene quando il sistema scolastico è valorizzato. Allora io vorrei che il governo e il ministro dell'istruzione dicessero esattamente questo. Abbiamo predisposto non solo misure perché l'anno scolastico non sia perso, perché forse questo è un po' troppo facile. Abbiamo predisposto ogni misura perché tutti i nostri allievi siano raggiunti e possano continuare a seguire le lezioni dei loro insegnanti senza affidare alla buona volontà, alla coscienza di questi ultimi le iniziative necessarie. Quando faremo questo, io credo che avremo fatto un passo in più per creare quelle premesse che sono necessarie e per evitare che quella necessaria ripresa dell'economia che inevitabilmente ci sarà si risolva ancora una volta in un fuoco fatuo, come già molte volte è avvenuto in questi anni. Anch'io, come molti, sono convinta che ce la faremo e anch'io, come l'arcobaleno, dico andrà tutto bene, ma dobbiamo fare i passi necessari e sostenere l'istruzione, il sistema scolastico è un passo essenziale. Auguri a tutti, un caro saluto e ce la faremo, andrà tutto bene.